Ma che anticipato, una cosa la faceva la casa di Michele. Ah, vabbè, che c'entra, perché tu fai pure tu c'è idea, tu c'è idea. Non è che un cantieretto guadagni miliardi. Apposta, tu c'è idea quanto ci guadagno su Michele. A parlare Salvatore Buzzi, braccio destro imprenditoriale di Massimo Carminati, finito in manette nella maxi inchiesta condotta dal ROS dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza sulla mafia a Roma, operazione che ha portato all'arresto di 37 persone, oltre 100 gli indagati, tra i quali l'ex sindaco della capitale Gianni Alemanno. Gli agenti dei ROS hanno diffuso le intercettazioni audio e video delle indagini. Facciamo un problema, è campione, perché... Allora, praticamente... Bisogna parlare col suo capo segreteria, quello che ha ammazzato dall'inizio, un po' di terra, non so se lui. Ah, chiamo Massimo, guarda che qui c'ho difficoltà, fammi fare le 300.000 euro, mi fa le ignai, sto certo, no, c'ho lo squartello, parlo solo lui. Non sai Luca quanto era, 5.000 euro al mese? Ogni mese. 5 euro al mese, che fa se non fa? Schina 1.500 euro al mese. Un altro mi rapporta il comune 1.500, un altro 7.50. Un assessore 10.000 euro ogni mese. Ma rientra tutto, Ciccio, rientra proprio tutto. Noi quest'anno abbiamo chiuso 40 milioni di fatturato, ma tutti i soldi chiusi abbiamo fatto sui zingari, sull'emergenza alloggiativa e sugli immigrati. Gennaio abbiamo caricato Maurizio, già ma se non ho parlato la prossima elettronica.